muove sul perimetro, ce l'ha senza arresto e scarico per Cinciarini. Tarceschi fa un'altra cosa preziosa, portandosi via di fatto Mitchell Watt. Questo è un tiro comodissimo che Austin Day non sbaglia per il 10 pari. Fronte pari con tre difensori da attaccare per l'Olimpia. Lo fa nel modo migliore dando la palla in post alto a Zach Lidey. Mentre Austin Day adesso in quei momenti in cui è onnipotente. Altra folata da questa parte, Chapel da tre, importante e a bersaglio, massimo vantaggio Reyer. Questa non è una grandissima notizia per la Reyer, che si dimentica Panther, basta dirlo. Prima tripla milanese, 2-9-2-8, time out di Raffaele. Momento difficile dove la Reyer in realtà sfida tantissimo, bravo. Vuol dire che negli ultimi 15 siamo a 70, più che a 77. Mitchell Watt, salto di Brooks che tiene vivo. Vediamo Moraschini come si sceglie, va in palleggio il resto tiro, è una buona scelta, time out di Raffaele. Intanto bella uscita di Tonut che segna un canestro da due punti credo per il 39-36. Sopra numero Olimpia, Schintz lo mette però quel pallone nelle mani di Casarin che corre il campo, trova Chapel che si protegge. E Andrei Lunetta col libero supplementare. Sottolineare ulteriormente i meriti di Casarin, che in quel momento era accoppiato, come in questo momento, con Michael Roll, che lo porta al ferro in questo caso e appoggia al vetro. Austin Day, quindi Tonut, che torna da Austin Day. È una grande tripla costruita dalla Reyer e Austin Day non sbaglia. Si avvicina Tonut. Cambio, Wojciechowski taglia, tiene il possesso del pallone e ne mette due, di fatto quattro per Wojciechowski nelle ultime due azioni. Tonut riparte, scarica, raccoglie Mazzola, De Nicolao libero completamente di sparare per il 57-52. Ancora però una vita cestistica da giocare, Tonut in fondo, mano sinistra! Forse il primo terzo tempo senza contatti da molto tempo. Bravo. 2-18. Watt colla diretto verso il ferro milanese per il 6-5-6-0. Recupera il pallone, 14 secondi. Schintz dall'altra parte, esitazione schiacciata. La stima nel saluto tra Walter De Raffaele ed Ettore Messina. Direi la partita che ci aspettavamo.